Grazie di nuovo comunque di essere qui. Il talk di oggi ci sono pochissime slide, perché dopo in realtà vediamo un po' di cose più pratiche, più interessanti, diciamo, e quindi meno teorico come quelle dell'altra volta. La prima cosa di cui volevo parlare, visto che abbiamo un po' accennato tante volte, è di FDroid, che diciamo, è lo store che contiene tantissime applicazioni FOSS. E è quello principale. Ho messo anche un link alla lista dei repository, ce ne sono tantissime che si possono aggiungere. FDroid funziona sostanzialmente che prende i sorgenti dai vari repository degli sviluppatori, come può essere GitLab, GitHub, eccetera, e ricompila le applicazioni e quindi per dare la garanzia all'utente che quello che usa effettivamente rispecchia il codice sorgente, non prende i precompilati dagli sviluppatori. FDroid è un'ottima applicazione, però secondo me è graficamente un po' scarna e un pelino complicata, soprattutto nell'aggiunta di repository di terze parti. Per questo motivo a me piace molto Droidify, ce ne sono anche altri tipo c'è Neo Store, però è un po' buggato per quello che ho provato. E Droidify che si scarica sempre da FDroid, quindi basta andare su scaricare FDroid e poi cercare Droidify e installarlo o andare sul sito di FDroid e scaricarlo. È semplicemente un front-end alternativo, ma ha già una lista di tantissimi repository che semplicemente con un clic possono essere aggiunti. Ad esempio questi qui, che è quello di FDroid ufficiale, che è il primo, itsyondroid, che diversamente da FDroid prende i precompilati dai repository degli sviluppatori e quindi è molto più rapido nel rilasciare aggiornamenti, patch e cose di questo genere, mentre FDroid di solito ci mette qualche giorno, a volte può passare anche 3-4 giorni. E può essere scomodo nel caso, per esempio, se c'è una patch importante di sicurezza o nel caso di malfunzionamenti. E poi in realtà ci sono altri repository che a me piacciono, come ad esempio quello di Molly, che è una sorta di versione alternativa di Signal, o NewPipe, che serve per vedere un frontend alternativo a YouTube, completamente open. Diciamo che il repository di NewPipe è interessante perché siccome a volte ci sono problemi con Google che blocca magari i client alternativi, loro rilasciano patch in maniera molto rapida e veloce, però nei loro repository FDroid ci mette un po' di tempo. Poi c'è Divest, che vedremo che fa un sacco di applicazioni molto interessanti, quello di Bitwarden, che è un password manager, uno dei migliori, secondo me. Chromite, che è una versione hardened di Chromium, quindi più robusta, diciamo, e TwinHelix, mi pare si chiami, non mi ricordo, contiene varie applicazioni, tra cui Signal FOSS. Ci sono anche su Neo Store, però secondo me è un po' buggato. Aurora Store, che anche questo l'abbiamo citato, è un front-end alternativo per il Play Store che non richiede i servizi di Google e neppure un account. Si può utilizzare ovviamente il proprio account Google, ma è una cosa che non ha molto senso. Si può usare semplicemente in anonimo e permette di scaricare le applicazioni dal Play Store, quelle gratuite, quindi non è nulla di illegale. Io consiglio, cioè si scarica da FDroid o front-end alternativi, però è molto comodo scaricare gli APK direttamente dal canale Telegram ufficiale dove rilasciano gli aggiornamenti più rapidamente. Perché ultimamente ci sono stati un po' di problemi con Google che li bloccava, eccetera, eccetera. E quindi ovviamente avere l'ultima applicazione con l'ultima versione, le ultime patch è sicuramente una cosa migliore. Arriva una domanda, prendendo i precompilati si perde il controllo sorgente sicurezza? Ovviamente, FDroid fa tantissimi controlli, però questo non vuol dire che ad esempio repository come quello di itsyondroid non faccia dei controlli, vengono scansionati tutti i precompilati, eccetera, e devono rispecchiare dei requisiti. Se uno va sulla pagina proprio del repository è spiegato tutto, anche quello che viene fatto, e quindi è considerato tendenzialmente un repository molto sicuro. Gli altri sono i precompilati direttamente dagli sviluppatori, sono comunque tutte applicazioni open e quindi uno comunque può vedersi il codice sorgente o compilarselo a sua volta. Io non ho mai sentito di notizie in cui dicevano che ci fosse qualche problematica.
appunto perché c'è comunque una procedura di controllo e di scannerizzazione di queste cose qui. Poi ci sarebbe un altro modo di ottenere le applicazioni. Ad esempio ci sono sviluppatori che magari sviluppano applicazioni open source ma non sono presenti su F-Droid per qualche motivo, perché magari lo sviluppatore non vuole, adesso dipende dal caso, non lo so. E Obtanium è un'applicazione che è presente su F-Droid, è veramente interessante perché permette di aggiungere all'interno dell'app direttamente le release dei repository. E quindi io semplicemente vado su GitHub, c'è un'applicazione che mi piace, che magari ancora non è su F-Droid per vari motivi, o non c'è addirittura sul Play Store, io la inserisco qui e mi arriva la notifica, io posso installare l'applicazione e aggiornarla. Ad esempio c'è un'applicazione su F-Droid che si chiama OpenBoard, che è una tastiera, che è un po' rimasta indietro, c'è un fork fatto da un ragazzo, però non è ancora presente sul Play Store, è molto comodo senza dover andare ogni tanto sul profilo, scaricarsi la pick up, eccetera, eccetera. Questo qui fa tutto per noi, lo inseriamo una volta e lui ci manda la notifica. Ed è veramente, veramente comodo. Ok, detto questo, io diciamo le parti di slide l'avrei bene o male finita. Quello che io volevo fare oggi era mostrare un po' di applicazioni che io ritengo interessanti, di anche di cose che si possono fare col telefono, che chiunque può fare, cioè nel senso non serve fare nessun modding o nulla di strano, sono applicazioni da scaricare e che ci aiutano insomma nel migliorare la privacy del nostro telefono. E quindi chiudo un attimo qui. Allora, vediamo. La prima cosa, siccome tanti mi avevano chiesto se ci fosse un modo di provare o vedere se ci fosse la possibilità insomma di provare le applicazioni e vedere se funzionassero anche senza i servizi di Google direttamente dal computer, quindi diciamo senza troppi problemi, c'è Bliss OS che si può installare tramite VirtualBox o qualsiasi altro programma analogo e permette allora vediamo se ho qui, ok, ci sono varie versioni, sia quelle con le Google Apps sia quelle senza. E si scarica qua giù, se adesso non mi ricordo male, esatto, qui è tutto spiegato e appunto sì, si scarica, si prova e si possono installare le applicazioni. Ovviamente la versione FOSS, quindi senza le Google Apps, non c'è il Play Store, bisogna installare Aurora Store o quelle applicazioni che abbiamo detto prima. Comunque sì, non è nulla di troppo complicato e si può provare in maniera molto semplice. Poi una cosa, e comunque che mi stavo dimenticando, io ho fatto un documento, vi sono tutti quanti i link a tutte le cose che io dico e quindi vi verrà condiviso anche quello, così è molto semplice, uno si trova il link, clicca e vede insomma tutte le cose insomma, ecco. Un'altra cosa interessante, vediamo se me la carica, aspetta una ok in teoria. Vediamo, ok. L'altra volta abbiamo fatto una comparativa delle varie ROM. Io sono stato magari un po' generico, insomma. Qui su questa cosa qui ho spiegato tutto quello che abbiamo detto, anzi molto di più, ed è veramente interessante. E fanno vedere proprio la comparativa, perché una ROM differisce dall'altra e quali sono i vantaggi, gli svantaggi o le criticità. È tecnico, ok, però è una cosa comunque interessante. Allora, quello che volevo fare inizialmente, anche su consiglio di un ragazzo che oggi non mi pare ci sia, ma non importa, è quello di, ok, io ho un telefono, diciamo stock, l'ho comprato, magari non so, non posso installare una ROM alternativa o non so come si fa, però posso prendere delle misure per gestire meglio e migliorare la mia privacy. Una prima cosa, siccome tanti hanno, ad esempio qui vediamo che ci sono i servizi di Google, ci sono tutte le Google Apps, e semplicemente che magari io dico anche cose che magari possono essere banali, magari uno dice ah è scontato, ovvio, però mi rendo conto che magari tante persone non le fanno, non le sanno, non hanno idea. Ad esempio quasi tutti usano la Gboard in maniera diciamo predefinita, condivide molti dati, semplicemente basta andare nelle impostazioni e andare, adesso magari hanno anche cambiato, ecco qui, ad esempio nella sezione privacy c'è condividi le statistiche di utilizzo, personalizza per te, migliora per tutti, sono tutte cose che semplicemente con un click io posso disabilitare e ho già notevolmente migliorato, cioè tutto quello che viene digitato insomma non viene condiviso nei server di Google.
ed è un'azione molto molto semplice. Poi un'altra cosa che si può fare, sempre dalle impostazioni, sì, si vede, ok, andando all'interno di account, quindi poi dipende, perché magari questo qui, che è l'Oxygen OS di OnePlus, è simile a Android Stock, quindi quello vanilla, e, mentre in altri telefoni tipo cinesi può essere un po' diverso, però sostanzialmente le voci sono quelle. Già andando in account, io da qui posso gestire moltissime cose, ad esempio qui in realtà è semplicemente un account di test che ho fatto, perché altrimenti non potevo far vedere queste cose, ma già in dati personali vediamo che posso mettere in pausa la condivisione delle attività che io faccio, che la persona fa nel web o delle applicazioni, semplicemente cliccando qui e mettendola in pausa e disattivando questa cosa. Poi adesso internet è un po' lento, quindi vediamo. Esatto, io semplicemente, cioè, probabilmente già attivo, basta fare disattiva, e quindi evitiamo insomma di condividere un sacco di applicazioni. E c'è una domanda: cosa uso per fare il mirroring del telefono? Screen copy, che potete installarlo dai repository una slide, ne parli dopo? Sì, in realtà devo metterla prima, ma vabbè. Okay. E potete installarlo dal repository della distribuzione Linux che avete, però se avete un Android nuovo dovete installarlo dai repository, perché le versioni con Android, mi pare dalla 12 in su, ad esempio in Debian, se avete la stable, è una versione troppo vecchia, quindi non viene supportato. Ok, e appunto qui semplicemente vediamo che è una cosa molto semplice anche nella cronologia di YouTube. Possiamo disabilitare gli annunci personalizzati, gli annunci dei partner, migliorare la sicurezza semplicemente attivando la autenticazione a due fattori. Tutte cose molto molto semplici che però magari io mi rendo conto che tanti non sanno o semplicemente non hanno mai utilizzato. E un'altra cosa che secondo me è abbastanza interessante, sempre andando qui su Google, io posso, come abbiamo già parlato l'altra volta, non posso eliminare l'ID della pubblicità che è assegnato al device, ma posso ad esempio reimpostarlo, comunque fare alcune cose. Posso per esempio personalizzare l'utilizzo dei dati condivisi. Queste applicazioni, come c'è scritto, a queste applicazioni è consentito utilizzare i dati del dispositivo, quindi a Chrome ad esempio, ai contatti. Io posso, facendo così, disabilitato. E già questa cosa è una cosa semplicissima che non impatta sull'uso di nessuno, che chiunque può fare. Ok, un'altra cosa che si può fare è quella di disattivare le applicazioni. Ci sono tantissime di solito applicazioni preinstallate, già vediamo qui che comunque è abbastanza scarno, ma ad esempio se io non uso, perché io non lo uso, ad esempio Chrome, posso semplicemente tenere premuto, andare in informazioni e disattivarlo. Questa cosa qui non me la aggiornerà più, viene tipo congelato e quindi comunque impatta meno all'interno del sistema. E poi ovviamente adesso non le disattivo tutte, ma è una cosa veramente semplice, si tiene premuto, informazione, disattiva e fine. L'applicazione non si può disinstallare, probabilmente questa cosa cambierà anche perché l'Europa vorrebbe che le applicazioni predefinite fossero scelte dall'utente o comunque disinstallabili. Ed è una cosa semplicissima. Un'applicazione interessante secondo me, allora, anzi, prima partiamo, qui ho selezionato una serie di applicazioni che secondo me vedremo oggi in parte e forse la prossima volta, perché non penso che riusciremo a fare tutto, comunque vediamo insomma. E qui vediamo semplicemente ad esempio Droidify, ok, che è più secondo me carino, più leggibile, e vediamo appunto l'aggiunta dei repository. Semplicemente adesso si è aggiornato, non lo so, io voglio questa applicazione qui che mi piace, magari posso vedere, ci sono le varie versioni, c'è qui il link al codice sorgente, la dimensione eccetera, posso installarlo, è da tra i preferiti, ci sono anche le immagini, magari non in tutte le applicazioni, dipende, ma nella maggior parte. Però la cosa interessante sono qui i repository, e qui sono quelli che ho aggiunto, ce ne sono tantissimi, la maggior parte magari non ci interessano, o ad esempio ci sono anche quelli di KDE, però non lo so, non mi sono mai trovato molto bene. Questi qui secondo me sono quelli più interessanti, perché sono quelli di F-Droid, quelli di Zondroid, Molly, se si vuole utilizzare Molly
come diciamo applicazione alternativa, tra virgolette, come front-end alternativa a Signal, però io mi trovo molto bene con quello di Twin Helix, che è Signal Foss. E ci sono vari repository che aggiungono, diciamo, applicazioni fatte veramente, veramente bene e che sono molto, molto utili, come in realtà abbiamo già detto prima. Ok. Scusa, senza scriverlo, ti faccio direttamente la domanda. Sì. Qual è la differenza fra Signal e Signal Foss? Ah, ok. Ne avremo parlato dopo. Comunque, basta, allora... Velocemente, la differenza tra Signal e Signal Foss è che Signal utilizza i servizi di Google per le notifiche e inoltre utilizza i servizi di Google, ad esempio, per la condivisione delle mappe. Stessa cosa fa Telegram. Esistono versioni che tolgono tutte queste librerie, che si chiamano appunto Foss. Esiste Telegram Foss, Signal Foss o altri fork, quindi altre diciamo derivazioni, che sono tutte completamente open source e permettono di utilizzare alternative ai i servizi di Google o di altri servizi proprietari. Questa, diciamo, è la differenza principale. Vediamo anche, ad esempio, Optanium, che ne avevamo parlato prima. Semplicemente io ho aggiunto appunto l'applicazione della tastiera OpenBoard, con basta cliccare su aggiungi app, copiare e incollare il codice del repository su GitHub, GitLab o comunque se ne viene tutto spiegato nel... Semplicemente lui mi arriva la notifica, in questo caso io l'avevo già diciamo tolta, e io clicco qui, lui mi chiede cosa voglio, clicco e lui mi installa. Poi magari adesso non... ok, Inter va anche abbastanza bene. Ed è un modo alternativo per gestire le applicazioni, insomma, essendo meno vincolati alle scelte di altri, insomma, perché uno si può fare, tra virgolette, in certo senso il suo store, o comunque avere delle versioni molto, molto aggiornate. Ok, poi vediamo questa Aurora Store, che abbiamo detto che è il front-end alternativo. Ok, io l'ho installato, semplicemente lui mi chiede di andare avanti, mi dice benvenuto, mi fa vedere la licenza, mi parla del codice sorgente, la sua privacy policy, che in realtà rimanda comunque a quella di Google, perché non c'entra niente. Mi chiede che tipo di installer voglio, in questo caso noi scegliamo quello di nativo di sessione, perché non abbiamo root, non abbiamo... tutte le altre cose non ci interessano, ma sono cose che sia root, che Shizuku, vedremo, penso, la prossima volta. Il tema, ma ok, colore, ma andiamo avanti. Qui ci chiede appunto di consentire ad Aurora di aprire queste link, perché questa cosa ci facilita molto, così se io mi mandano il link di un'applicazione che è del Play Store, che è del market Android oppure di Amazon, io clicco e me l'apre qui, all'interno qui, senza dover copiare il link, cercarla a mano, è molto scomodo. In questo caso è già abilitato, quindi a posto. Concediamo le autorizzazioni che gli servono, quindi di... installare le applicazioni, perché altrimenti non può installarle, e di gestire l'archiviazione, altrimenti non può scaricare. Ok, e terminiamo. In questo caso vediamo che possiamo accedere tramite l'account Google o in maniera anonima. Anonimo non sicuro, non ho mai capito bene cosa sia, non so se intende con HTTP, ma non lo so. Comunque basta fare anonimo, poi può essere ogni tanto di errore, ma vabbè, questo è anche la diretta. Ma vabbè, non importa. Comunque di solito funziona. Ok, adesso è andato. E semplicemente io ho proprio le applicazioni che sono presenti sul Play Store, quindi qualsiasi applicazione, che sia libera o proprietaria. Una cosa molto interessante di Aurora Store è che permette vedere i traccianti delle applicazioni in maniera molto semplice. Quindi se io clicco, ad esempio, su Temu, che vabbè, lasciamo stare, posso vedere... semplicemente andando giù, lei prende i dati da Exodus, che è un database dove controlla, dove vengono analizzate le applicazioni valutato, diciamo, i traccianti che c'ha, eccetera eccetera. Semplicemente qui non è sempre attendibile al 100% e non è una cosa da prendere come oro colato, nel senso che non vuol dire che se un'applicazione non ha traccianti allora è un'ottima applicazione, o se ne ha uno fa schifo. Però è un'indicazione, ad esempio io vedo qui che ha quelli di Facebook per i login, ok, di Facebook Share e gli altri che, questo qui non lo so, e di Firebase ad esempio. Comunque ci dà un'indicazione che può essere molto interessante. Tante applicazioni che noi che magari tanti usano, ad esempio, adesso non mi ricordo se fosse Wallapop o altre, sono pieni di traccianti, poi questa ne ha 24. Sono veramente un sacco, sono cose che tu le scarichi così, non sai neanche cos'è,
ma semplicemente se uno guarda la lista di quanta roba c'è dentro, cioè non dico che, insomma, ecco. Purtroppo anche molte app della pubblica amministrazione ne hanno, ma va bene. Hai due domande? Sì, allora, una domanda è per la tastiera se consiglio Open Board. Allora, a me piace molto, onestamente. Non mi piace troppo quella che è su F-Droid perché non è più aggiornata da un po' e quindi io la prendo dal fork su GitHub perché aggiunge personalizzazioni tipo i temi e che è carino, non è fondamentale ma è carino e soprattutto ha in programma di aggiungere lo swipe. Io mi ci trovo molto bene, poi dipende sempre dall'utilizzo, ci sono tastiere più semplici, tastiere molto più complesse in stile Vim. C'è un sacco di cose che uno può provare, ce ne sono veramente tantissime. E con lo swipe, solo Gboard che funziona decentemente? Allora, c'è anche Anysoft Keyboard che è sempre libera, però non è aggiornata da un bel po' ed è un po' complicata secondo me a livello di impostazioni. Poi quando ho trovato la quadra è molto buona, secondo me io mi ci trovo molto bene. Però graficamente non mi piaceva e quindi preferivo Open Board. Con lo swipe in stile Gboard o SwiftKey sì, ci sono solo quelle per adesso, non c'è. Che io sappia non c'è niente di open. Ok, market datato ha senso e è usato magari per... allora, era il riferimento a Aurora... Ops, ce l'ho qua. Agli accessi, insomma, ai link che potesse aprire Aurora Store. Ha senso magari su device legacy, eccetera. Comunque non fa mai male in questo caso. Allora, un'altra altre applicazioni interessanti. Adesso vediamo un po' di come capire se un'applicazione è valida, non è valida o se fa al caso nostro. Abbiamo visto ad esempio Exodus, che ne abbiamo parlato prima, e dove Aurora Store prende i dati. Mi dice i permessi delle applicazioni, che sono questi, ad esempio questo qui, di accessibilità, il 22 sono i permessi. Oppure mi dice i traccianti che un'applicazione ha o non ha. Come dicevo prima, non significa, cioè, che Drive abbia zero traccianti non vuol dire che sia un'applicazione orientata alla privacy. Come se F-Droid ne ha uno non vuol dire che faccia schifo, cioè, è magari la telemetria e serve e si può disattivare. Tendenzialmente qui è un po' spiegato e qui insomma uno può, e questa applicazione è presente su dimenticavo sempre su F-Droid, sono tutte applicazioni che sono su F-Droid. Interessante, a beneficio di chi vedrà la registrazione, Lagardère chiede cos'è lo swipe, consente di digitare le parole senza staccare il dito, la risposta è sì, esatto, e io qui adesso ho la Gboard, lo swipe vediamo se è abilitato, è questo qui, quindi se io posso scrivere, adesso cancelliamo ciao a tutti, ok, e allora una cosa interessante che magari vi facciamo vedere dal browser è questa, e non c'è vedere insomma, perché qual è il problema, che a volte non sappiamo se le applicazioni che stiamo installando funzionano o meno senza i servizi di Google. Ci sono dei modi per capirlo o per avere delle indicazioni. Uno è usare questo sito qui, non questo, ho sbagliato, questo, ok, che si chiama Plexus, ma verranno condivisi tutti i link, quindi insomma. E io posso semplicemente inserire il nome dell'applicazione, ad esempio Poste ID, e c'è un 1 rosso. Qua sopra c'è l'info e ci spiega cosa vuol dire inusabile, quindi senza servizi Google Poste ID non funziona. E confermo che effettivamente non va. E è scomodo magari usarlo da browser su Firefox o Fork, si può semplicemente installarlo come applicazione, basta andare qui, fare installa e viene aggiunto come lo vogliamo, lo aggiunge automaticamente e lui mi crea un'iconcina, così io clicco e mi apre direttamente come se fosse una sorta di web app. È comodo, a volte può essere utile. Questo sito qua, dimenticavo, come l'applicazione che vediamo adesso, è... costruito dalla community, nel senso chiunque può aggiungere le applicazioni che usa e scrivere se funzionano o non funzionano e dare delle informazioni e aiutare così tutti gli utenti a capire. Sapio è un'altra applicazione che è sempre presente su F-Droid, c'ha ha un database dove chiunque può aggiungere in maniera proprio semplice, va su contribute, fai procedi, aggiungi, cioè in maniera molto molto semplice, possibile cercare,
Io posso cercare, ad esempio, che ne so, io avevo aggiunto, mi pare questa, vediamo se c'è, se ho sbagliato. Esatto, io avevo aggiunto questa qui, e ho messo che con Beira USP, che vuol dire, allora, micro G significa appunto che è installato micro G come utente o se il device ha anche i permessi di root. Nel mio caso, che io non ho micro G e non ho i permessi di root, era Beira USP, ho messo giallo, quindi c'è rosso che non funziona, giallo funziona quasi tutto, c'è qualche problema, verde funziona tutto, perché le notifiche non arrivano, bisogna entrare nell'app. Ma come fanno gli youtuber bravi, cosa che noi non siamo, esatto, tanto meno non io, e per chi sta vedendo il video e non ha visto i precedenti, si parla di micro G sul primo e sul secondo appuntamento, quindi andate, esatto, lì a vedere, se ci state seguendo dai video caricati, di micro G si parla nel primo e anche nel secondo, mi pare. Sì sì, in tutti, con tutte, esatto, le spiegazioni. Sì, 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 esattamente. Ad esempio vediamo WhatsApp, funziona perfettamente, qualche utente ha inserito qualche problema con il root, adesso non so io cosa intendesse lui, cosa, perché ho avuto root e WhatsApp e non ho mai avuto problemi, però evidentemente lui segnala che ci può essere qualche malfunzionamento, magari con qualche versione aggiuntiva. Anche questa è un'app presente su F-Droid. Un'app interessante che si può che ci dà un'idea anche del traffico che viene generato dalle varie applicazioni è questa qui, PCAP Android, PCAP Droid. Che cos'è che fa? È una sorta di Wireshark per il telefono. Filtra tutto quanto il traffico creando una VPN locale attraverso la quale passano le varie applicazioni. È utile se io semplicemente la scarico, sempre ci sono tutte, ripeto, da F-Droid, faccio pronto, lui mi genera la VPN, infatti vediamo che il traffico viene catturato, come c'è scritto qui, dall'applicazione, e io senza fare nulla, qui vedo già le connessioni, io non ho Notify, dopo vediamo dopo cos'è, che è sempre, che è attivo, ma perché l'ho installata io da F-Droid è una cosa che dopo vediamo. Per esempio ci sono delle chiamate dei play service ai DNS o altro traffico che magari io posso cliccare, lui mi dice, mi dà un sacco di informazioni, posso vedere il contenuto dei pacchetti, sono cose anche tecniche che non ha senso approfondire qui, però è interessante almeno farsi un'idea di tutte le chiamate che un telefono può fare, ok, di tutte le cose insomma che vengono gestite dall'applicazione. È comunque molto interessante secondo me ed è molto utile, almeno per farsi un'idea, poi non è che uno deve usarla sempre. Volevo chiederti, questo però su un telefono performante, no? Per l'ultima generazione, su un telefono praticamente di media generazione, un'applicazione come questa che va a creare una VPN in mezzo, mm-hmm, non va a rallentare tutti i processi del telefono? No, io ti dico, questo telefono qui da dove c'è il video è un OnePlus 6 del 2018, è un X-Top di gamma, ok, però non ho mai avuto problemi. Altri telefoni che utilizzavo, ad esempio un Lenovo P2 del 2016 che l'ho usato fino a 2 anni fa mi pare, non ho mai avuto nessun tipo di problema con questa applicazione. Sì, sì, sì. Poi appunto ti dico, filtra semplicemente il traffico, magari ti può rallentare un pochino, ma in realtà io non ho mai notato nulla di niente di problematico. Io anche UDP e tutto. E fa tutto. Lui ti puoi gestirla molto molto bene, in realtà ci sono un sacco di impostazioni, puoi vedere un sacco di cose. Ed è sviluppata anche da un italiano, se non sbaglio. Due cose. Ok, sì, ci sono due domande. Allora, cosa significa acronimo ASP, Android Open Source Project, quindi diciamo, come abbiamo detto le altre volte, il core sviluppato sempre da Google, dove dopo appunto sorgente aperto, dove vengono poi aggiunte le varie tutti i servizi proprietari di Google o di vari produttori. Poi c'è un'altra domanda, ok, qualche anno fa Samsung propose una soluzione che trasformava uno smartphone in PC collegandolo ad una dock. Esiste qualcosa di simile? Allora, anche Motorola fa una cosa del genere, con, non mi ricordo vabbè, il nome, ad esempio sui top di gamma di Motorola c'è questa cosa. Come Open non c'è niente, o meglio, c'è una ROM che si chiama, mi pare, LibreOS, qualcosa del genere, che ha anche la desktop mode e funziona, io l'ho provata e funziona. Non è evoluta magari come le migliori, però funziona. Oppure si può installare, adesso non mi ricordo il nome, però se io scrivo vediamo dock, perché adesso non me lo ricordo, ah ecco, Smart Dock, che è un'applicazione che ci trasforma, diciamo, sia un tablet in una sorta di modalità, non so, vediamo se riusciamo a girarlo, ma mi diventa un po' complesso dopo, comunque vediamo che ce lo trasforma in una sorta di dock,
Però qual è la scomodità? Che non ho una doc fisica, devo avere il mirroring attraverso altri comandi, tipo in questo caso screen copy, diventa un po' macchinoso, ma bene o male si può anche in certo senso fare. Se io vado nelle impostazioni sviluppatore, quindi le attivo e papà, in sistema le ho già attivate, adesso è cambiato qua. Qui c'è, adesso con Android nuovi, quelli l'11, perché questo qui è l'11, non me lo ricordo, c'è... che puoi attivare la modalità con le finestre ridimensionabili. I telefoni nuovi di solito hanno anche l'uscita video e quindi attivando questa modalità io la collego a un monitor esterno e quindi ho una sorta di dock o comunque una modalità desktop. Sono tutte cose che in teoria da tanti anni che dicono che aggiungeranno e quindi penso che magari con Android 15, non so, verranno aggiunte, verranno migliorate. Ah, ecco, comunque sì, è attiva finestra forma libera e qui ho forza modalità desktop. E sono tutte cose un po' sperimentali, non è che funzionino benissimo, però insomma dai. Ok, poi adesso... Ok. Sì. Un'altra applicazione che è molto utile, perché prima abbiamo visto un'applicazione che analizza il traffico, è interessante, ci dà molte informazioni, però è un po' limitante, cioè nel senso... non ci fa, non ci dà nessun aiuto in più, diciamo, tra virgolette. Interessante è ad esempio NetGuard, che crea sempre una, sono tutte applicazioni che creano una VPN locale e permette di bloccare il traffico ad alcune applicazioni. Le ROM stock dei telefoni non hanno una gestione avanzata del firewall, quindi non possono, non permettono di bloccare traffico o di gestire i pacchetti. Mentre ad esempio con le custom ROM tipo Lineage o addirittura in più come Divest o anche Grafene, questa cosa è possibile direttamente dal sistema. In telefoni, diciamo, tra virgolette normali, insomma di tutti i giorni, tocca adattarsi con altre applicazioni. Adesso vediamo che se io vado sul browser, abbiamo visto prima, qui, io posso navigare su internet, cioè senza alcun tipo di problema. Torno qui, torno alla home, clicco qui, magari l'internet è velocissimo, ma funziona. Se io attivo NetGuard, posso attivarlo e decidere... Opa, adesso ok, un attimo perché... E appena lo trovo, vediamo dov'è... Eccolo, posso dire che, non so, via Wi-Fi lui non accede alla rete. Quindi io semplicemente facendo così, se adesso io... Chiudiamo un attimo qui, facciamo un po'... Scrivo, non so, ciao, non accede più alla rete. E ovviamente farlo con un browser non ha senso, ma se io volessi, ad esempio, posso dire, non so, il telefono non accede alla rete, l'applicazione telefono, l'applicazione tastiera non accede alla rete, perché non lo voglio, o per X motivi, uno non lo vuole, semplicemente è possibile gestire anche le applicazioni di sistema, andando in impostazioni, adesso penso che sia, adesso a trovarlo perché non mi ricordo, se mi direte, beh da qualche parte insomma, opzioni avanzate, penso, ok, gestisci app di sistema, io semplicemente posso bloccare tutte le app che voglio fondamentalmente. Adesso riattivandolo vediamo che funziona, infatti adesso clicco e internet è tornato a funzionare magicamente. E questa cosa qui è comodissima, fighissima, ma il problema è che non ha gradazione di grigio, è o tutto o niente. Quindi adesso la disattiviamo un attimo. C'è un'applicazione che è veramente fighissima secondo me, che si chiama Tracker Control, che fa la stessa cosa, quindi permette di bloccare il traffico, l'accesso internet alle applicazioni, ma in più non è bianco o nero, ha le sfumature. Io adesso l'attivo e se utilizzo il browser, ad esempio, giusto per fare un esempio facile, ovviamente se vado su google.com è chiaro che farò delle chiamate a Google, ma sono io che ci voglio andare e ne sono consapevole. Se io vado su un sito, ad esempio questo, che so che ha un po' di cose, vediamo, perché avevo fatto i test, adesso non so cosa ho scritto, ma non importa, io navigo tranquillamente. Ok, ce l'avevo già attivata, non mi ricordo. Può essere che l'avessi... Ah sì, ok, giustamente, bravo.
Ok, io navigo tranquillo, senza grossi problemi, vado in un sito, navigo senza problemi. Se io adesso accedo all'applicazione, lui mi dice, ha contattato un'azienda, e mi dice, questa qui, Permutive, che non so cosa sia, e l'ha bloccato. Se io, ad esempio, vado su un altro sito, tipo questo, che è più facile... Ah, ok, scusate. Ok, va bene, scusate. Ad esempio, sto andando su questo sito che non è per fare pubblicità, ma so che è un buon esempio, insomma. Di solito ha abbastanza pubblicità. Se torno nell'applicazione, vediamo che lei mi dice essenziali, pubblicità, eccetera. Poi più lo uso, più vengono fuori queste cose. Ad esempio, mi dice che il browser, ma noi lo sappiamo, siamo andati su un sito che se uno lo analizza utilizza i fondi Google, eccetera, eccetera, ha fatto queste chiamate. Se io blocco essenziali, in questo caso, il sito non funzionerà più. Ok, ma era questo sì, ma la prima pagina, in teoria, se non ricordo male, non dovrebbe funzionare, perché diciamo blocca qualcosa di essenziale per lui. Ok, vabbè, adesso magari ce l'ha in cache, comunque si può bloccare un sacco di cose. E questa cosa permette, ad esempio, posso sbloccare questo, ma bloccare comunque la pubblicità. Ed è una cosa, secondo me, veramente, veramente comoda. Inoltre, questa applicazione, che ovviamente funziona non soltanto sul browser, ma su qualsiasi applicazione, permette, dalle impostazioni, di aggiungere anche dei DNS personalizzati. Semplicemente, mi pare, siano impostazioni avanzate. Posso aggiungere delle liste, se non sbaglio, ma posso aggiungere dei DNS alla VPN. Giusto un po' per banalizzare, ma per spiegare per tutti cosa sono i DNS, sono una sorta di rubrica. Come io, se ho il nome di una persona che voglio chiamare, ho bisogno del suo numero, e per sapere il suo numero devo andare su una rubrica, se non lo so a memoria. Stessa cosa sono i computer, diciamo, sempre banalizzato molto, ma per capire. Se io devo, il mio computer deve connettersi al sito google.com, per sapere dove si trova, fa una richiesta a un server DNS che gli dà un indirizzo IP e gli dice lui sta lì. E quindi sa, insomma, a quale server fare la richiesta, banalizzando. Comunque è questo, diciamo, il funzionamento. Quindi, quindi cosa posso fare io? Sia da questa applicazione, ma la vediamo meglio su un'altra, questa, che è NextDNS. NextDNS permette... Vediamo da qua. Allora, ok, permette di utilizzare, allora, anzi, torniamo indietro, Android dalla versione 9, mi pare, permette di utilizzare il DNS sicuro, ovvero il DNS crittografato, il DNS over TLS si chiama. Quindi le query non sono in chiaro, quindi diciamo le richieste di server DNS, ma vengono crittografate. NextDNS permette una gestione molto avanzata e molto interessante, perché... è un servizio che è gratuito fino a 300.000 richieste, che sono tantissime, e poi mi pare che costi 10 euro all'anno, ma non mi ricordo. Bisogna ovviamente iscriversi, ma cosa fa questa applicazione qui? Impostando il DNS del proprio account, quindi io semplicemente mi sono iscritto, vado nelle impostazioni di Android, questo si può fare su qualsiasi telefono, cioè non serve una custom ROM, niente di che, io semplicemente vado qui, vedo DNS privato, qua in fondo, vediamo se si vede, off. Posso fare automatico, che vengono utilizzati quelli di Google, oppure posso impostarne quello di NextDNS o di Mulvad, che è un'altra alternativa svedese, mi pare, che è fatta molto, cioè che è molto valida e fa un sacco di servizi importanti della privacy. Semplicemente io inserisco, lo clicco, cioè lo inserisco, faccio salva. Questo qui mi viene dato semplicemente dal setup. Io quando mi sono iscritto mi viene detto, ah, il tuo account, il tuo ID, il tuo ID è questo qui. Semplicemente viene spiegato tutto, come si mette, cosa si deve fare. La cosa interessante è che semplicemente andando qui, mi pare, esatto, posso aggiungere dei filtri. Quindi io posso aggiungere un sacco di liste che mi bloccano, traccianti, pubblicità, ADS o tantissime cose, tutte liste che sono open source, e tutte queste liste qua, ad esempio vediamo, no, Facebook, Windows Spy Blocker, o anche quelle che sono specifiche,
Queste qui blu sono tutte quelle che ho aggiunto io comunque. Quelle specifiche, ad esempio, di vendor particolari, tipo quelle di Apple, quelle di Windows, Samsung, Amazon Alexa, Huawei, Xiaomi, eccetera. Oppure posso aggiungere io di alcune fatte da me o che ho trovato su internet che mi interessano, che mi piacciono. E... ok, posso ad esempio bloccare i traccianti oppure permettere i link di affiliazione come quelli di Amazon, eccetera. Io non li ho permessi perché non mi interessano. Posso fare un sacco di cose e la cosa interessante è che questa cosa qui non devo farla su tutti i device ogni volta come con le altre applicazioni. Se io ho tracker control e ho 10 telefoni, devo configurarmi tracker control su 10 telefoni. In questo modo qui, io semplicemente inserendo il mio account, diciamo, posso... ho la stessa usabilità, la stessa gestione in tutti i miei telefoni, computer, tablet, ovunque. Questa NextDNS si usa anche su Linux volendo, io lo uso. Spero che si legga qualcosa, ma mi pare di sì, no? Sì. Poi interessante è che io posso anche attivare una funzione di parental control, per esempio, che è utile per i bambini, non lo so, ma posso avere delle blacklist o delle allow list e posso, se voglio, attivare i log. Io li attivo perché è interessante, a volte uno guarda e vede cosa è bloccato, cosa non è bloccato, è una cosa interessante, uno può vedere anche solo le cose bloccate o tutte le richieste che vengono fatte. E questa cosa qui è molto molto utile con i profili. Nelle ROM, diciamo, tra virgolette normali, quindi in gestione di tutti i telefoni, io posso creare dei profili. Quindi io semplicemente andando... adesso qui bisogna vedere come si fa perché ogni telefono è un po' a sé, ma semplicemente andando, vediamo dov'è, penso sia qui da qualche parte, anzi stiamo a fare così, non qui, eccoci qua, gli utenti multipli. Io posso aggiungere più utenti al telefono e posso dare i permessi agli altri utenti. L'utente principale che crea gli altri utenti è come se fosse l'amministratore del sistema e gestisce gli altri utenti. Nelle ROM normali come questa, che adesso non faccio vedere se no mi si disconnette il video, cioè il mirroring del telefono, io posso creare altri utenti, però questi altri utenti hanno meno male tutti i permessi, quindi possono installare applicazioni, possono modificare i DNS e quindi diciamo che se io imposto i DNS bloccando certi siti, ad esempio Instagram, perché non lo so, non voglio, un ragazzino può semplicemente cancellarsi il DNS se lo sa fare, rimettere quello di default e fare quello che vuole. Con Divest in realtà è diverso, o anche con Grafene in realtà. È una cosa che adesso ho fatto un video perché sennò era veramente un casino, ma ce l'ho qua. Perché se io attivo, adesso vi faccio vedere, NextDNS qui, io ho bloccato tutti i link di Facebook, Instagram, eccetera, quindi non funzionano. Io vado qui, attivo il mio account, adesso lui dovrebbe collegarsi, esatto, io non accederò più a Instagram, che è un esempio insomma, giusto perché so che non funziona, se vado qui non me lo carica più, perché? Perché è bloccato il DNS. Con Divest, come dicevo prima, che ho fatto qui un video, così me lo ricordo, ok, cosa posso fare? Allora, vediamo un attimo, spero che... Nel mio telefono ci sono tre utenti, il principale che sono io, Davide, e altri due. Quello di test, in questo caso, se io vediamo che posso far sì che lui possa installare o meno le applicazioni. Quindi io, in questo caso qui, gli ho disabilitato la possibilità di installare applicazioni. Quindi un ragazzo, un bambino o una persona a cui noi non vogliamo dare il permesso non potrà in nessun modo installare le applicazioni. Non funzioneranno neanche i comandi ADB, anche se il debug è attivo. Quindi, per fare vedere, insomma, esatto, non funzionano. Passando all'altro utente, adesso vediamo che passa, sì, si vede abbastanza, esatto, questo è l'utente di test. L'utente di test, siccome sono stati prima attivati, è stato prima impostato i DNS over TLS, quindi quelli crittografati, non potrà... adesso facciamo vedere, esatto, non può modificare i DNS, vediamo che non c'è proprio l'impostazione, è stata disabilitata.
Inoltre, se lui accede, ad esempio, mi ha fatto vedere che non potrà andare su, in questo caso ho fatto l'esempio di Instagram, ma noi possiamo fare una sorta di blacklist decisamente avanzata. Tutto nel device, facilissimo, semplicissimo. Ed è molto utile come parental control, cioè funziona senza alcun tipo di problema. Io clicco in e non va. E non c'è modo di installare applicazioni, infatti adesso lo facciamo anche vedere, che andando su F-Droid o scaricando l'APK o provando con ADB, semplicemente cliccando e provando a fare installa, lui mi dice non hai permessi. Ed è una cosa utile non soltanto per i ragazzi, bambini, ma anche secondo me a livello aziendale, una cosa veramente interessante. Purtroppo Android default questo non lo permette. Infatti adesso vediamo che non posso neanche attivare la rete dati, volendo. Deve essere il profilo principale a dare questa autorizzazione. L'utente, diciamo, secondario non può farlo. Tutte queste impostazioni purtroppo in Android stock non ci sono. È una gestione veramente minimale. Le custom ROM aggiungono ad esempio queste cose, non tutte perché Lineage non c'ha queste cose qua. Ok, poi vediamo se sei ancora su DNS. Sì, ok, sì, ci sono anche quelli di Cloudflare, ce ne sono tantissimi. Ok, DNS privati, ad esempio quelli di Cloudflare, sì, cioè uno può usare quelli che vuole, ce ne sono tantissimi. Io Cloudflare non l'ho mai usato. Ad esempio, un altro molto valido, vediamo se disattiva un attimo, giusto perché magari dopo non mi ricordo, ok, che sennò mai ci crea solo problemi adesso un attimo, sono quelli di Mulvad, che è una società che è fortemente improntata alla privacy, dà diversi servizi come la VPN, ha solo a pagamento la VPN, costa 5 euro al mese mi pare. Se no, dà anche i DNS over HTTPS, over TLS, oppure fa anche dei fork di Firefox che sono proprio decisamente hardened, incentrate sulla privacy e hanno un sacco di funzionalità che cercano di mascherare il fingerprint del device. Quindi diciamo che i siti web fanno più fatica a capire, a dare un identificativo specifico all'utente. Perché ad esempio viene utilizzata solo la lingua inglese e questo facilita a camuffare, insomma a nascondersi all'interno di un grande gruppo, perché la maggior parte degli utenti usano l'inglese. La finestra non viene mai visualizzata a tutto schermo, ma è più piccola, è una dimensione standard, perché così sono tutte uguali, tante cose interessanti, che vabbè non approfondiamo perché è sul desktop e non c'entra, ma ad esempio dà anche la possibilità di utilizzare i DNS. E ha una gestione molto meno granulare di NextDNS che permette di fare un sacco di cose in più. Qui è più, diciamo, uno può usare alcune liste e dire ok, uso questa, ad esempio, non so, qui è spiegato la differenza tra le varie liste che loro ti danno. È interessante, sicuramente un'alternativa valida ed è un'ottima azienda. Io mi trovo molto bene con NextDNS. Ok, poi... siccome ho visto diverse domande, tanti che parlavano di shelter, la differenza anche con i profili di Grafene, allora, Grafene prende i profili lavoro di Android, che quindi sono profili separati e isolati, ma li migliora e aggiunge un sacco di cose che abbiamo visto anche la volta scorsa, come gli scopes, e permette di installare i servizi di Google come applicazioni non... di sistema, ma applicazioni utente normali con privilegi limitati all'interno del profilo. Tutte queste cose con shelter o altre applicazioni non si possono fare, però comunque shelter si può installare su qualsiasi telefono come tutte le applicazioni che abbiamo visto e aiuta a migliorare decisamente la privacy e a contenere alcune applicazioni all'interno di una sorta di gabbia, di container, di sandbox. È molto semplice, io la scarico e la installo, vediamo, ok, le dice il benvenuto, ci spiega un po' cosa fa, in questo caso andiamo un attimo avanti, saltiamo tutta questa parte che va bene, ma uno può leggersela, semplicemente lui ti dice, ok, configura il tuo profilo di lavoro, faccio accetta, ci vuole un attimo, lui me lo configura e mi crea un secondo profilo che è completamente isolato, più o meno, perché su alcune ROM sì, su Android Stock non è proprio completamente isolato, ma separato, quindi io avevo aggiunto, ok, clicchiamo avanti, ok, adesso che carica un secondo, vede le applicazioni che sono installate e io semplicemente posso dire ok, questo è il profilo lavoro,
lei mi già preinstalla alcune applicazioni, eccetera, eccetera. Ma io posso dire, non lo so, voglio, che ne so, C più info, la voglio nel profilo lavoro. Io, per fare un esempio, metto quella dei contatti. La clono, viene clonata, ok, dobbiamo dare il permesso di installare l'applicazione, altrimenti non funziona. Ok, per fare vedere, se io vado sui contatti dal profilo normale, quindi da qua, io vedo che ci sono tre contatti inventati con dei numeri a caso, ma per far capire c'è la mia rubrica. E tutte le applicazioni, se io do accetto all'accesso ai contatti, vedranno tutti i contatti. Io non posso dire alcuni gruppi sì, alcuni gruppi no. Per queste cose non si possono fare, si possono fare su grafene. Se io vado sul profilo lavoro, in questo caso è questo, contatti, anche se do accetto, non c'è niente. Non ha accesso agli altri contatti. Quindi, volendo, uno può installare alcune applicazioni che magari di cui uno si fida meno o che ne so, non vuole dare alcuni accessi per X motivi, soprattutto legate alla privacy, e semplicemente appunto ha isolato l'applicazione. Ad esempio, nella galleria c'era il video, se io clono la galleria il video non c'è, nel profilo lavoro il video non ci sarà. Lo facciamo, tanto è veramente una cosa da 2 secondi, giusto per fare un attimo capire che è proprio completamente, sono spazi separati. Il profilo secondario, quindi il profilo la multiutenza, è ancora di più, non mi arriveranno le notifiche ad esempio, mentre qui se io ho WhatsApp ad esempio installato nel profilo lavoro, le notifiche le vedo senza alcun tipo di problema, mi arriva il pop-up, fine, cioè io ci interagisco ma non avrà accesso ai contatti ad esempio, se io non ho inserito i contatti nel profilo secondario. Se io cloniamo questa, ok, ma ci metto un po', ok, vediamo che diamo l'accesso a tutti i file, non c'è niente. Mentre se io accedo a galleria normale, ci sono degli screenshot, c'è il video, eccetera, eccetera. Com'è che le distingo? Semplicemente c'è l'iconcina. Vediamo che c'è proprio questa iconcina tipo della borsa, che è tipo una sorta di come se fosse la borsa del lavoratore, insomma, non so, la valigetta. Ok. Ma dove, scusa? Qua. Ah, sull'iPhone. Sì, adesso non so, questa qui. Sì. Ok. Poi, un'altra cosa secondo me interessante è parlare di browser. Di solito la maggior parte delle persone usano Google Chrome perché è preinstallato, ma in realtà ci sono un sacco di alternative che sono molto meglio e permettono di fare molte più cose. Il browser migliore, e vediamo se qui riesco a farvi vedere da qui una comparativa, c'è anche un link in realtà che vediamo se carica, ok, che è un po' tecnico ma viene girato il link, quindi vediamo se ok, qui c'è una comparativa adesso, ok, vediamo un attimo così di dei browser principali, ad esempio Mule, che è quello che vi farò vedere. C'è anche, vabbè, Tor Browser, che è ok, ma c'è Fennec, che sono tutte fork di Firefox. Oppure, appunto, ci sono anche quelli basati su Chromium, che vediamo, c'è, ok, Chromium stesso, Chromite, Brave e tanti altri browser, e vengono analizzati, e qui si vedono benissimo tutte le differenze e perché uno è meglio di un altro. Ops. Mi rendo conto che non è che si capisca troppo, però sono link che verranno comunque condivisi e quindi uno dopo se li può leggere con calma, adesso non abbiamo tempo di leggere tutto. Ok. E Mule è considerato almeno uno dei browser migliori su Android perché integra un sacco di funzionalità e di script presi da sviluppatori attenti a queste cose che ne migliorano notevolmente la privacy. Io lo consiglio e mi ci trovo molto bene, però potrebbe rompere qualcosa, nel senso ci sono tanti blocchi e potrebbe dare dei problemi. Un'alternativa che mi rendo conto è migliore un po' per tutti è Fennec, che è sempre un fork di Firefox, ma vabbè, non adesso, ma che è sempre incentrato alla privacy, ma è meno stringente e quindi funziona tutto bene, è una validissima alternativa. Poi in realtà, cosa che non so se tutti sanno, adesso la vediamo, in realtà anche questa è molto semplice,
Firefox dalla versione 121 permette di installare quasi tutte le estensioni desktop. Quindi io semplicemente andando in componenti aggiuntivi, posso installare delle estensioni, non solo queste qui. Io ad esempio ho installato Block Origin, che serve per bloccare gli ADS, Clear URL, che serve per ripulire i link dai traccianti quando li devo condividere o per bloccare i tracker, oppure c'è quest'altra, Chameleon, che aiuta a falsificare il fingerprint del device, del browser, ma semplicemente andando qui posso installare quasi, non proprio tutte, ma quasi tutte le estensioni che ci sono sul desktop, cosa che con Chromium non si può fare. Chrome, eccetera, non supportano le estensioni. Ed è una cosa interessante appunto perché permette di avere quasi la stessa usabilità che si ha sul desktop. E tanti anche giustamente si lamentavano che Firefox non aveva fino a poco tempo fa un traduttore automatico. Con il progetto Bergamot, eccetera, questa cosa è stata integrata nel desktop, ma non è ancora disponibile su Android. Ma c'è un trucchetto, in realtà molto semplice, che se io me l'ero salvato, mi pare, qui, vediamo dove l'ho messo qua, e vado sulla pagina di Firefox Translations, che è interessante perché le traduzioni vengono fatte in locale, quindi sul device non vengono i dati inviati a un server esterno, ma viene fatto tutto in locale. Non posso installarla perché non è supportata da Android, dai browser su Android, ma se io metto modalità desktop posso installarla. E quindi la installo e funziona, io l'ho provata, funziona benissimo. E ci vuole un attimo, adesso non so se funzionerà perché deve scaricare un po' di cose, quindi non è detto che funzioni subito, perché deve un attimo scaricare il motore, ma funziona. Ed è fighissimo, cioè è comunque... si ha la stessa esperienza che si ha sul telefono, quindi se uno vede pagine che ne so in inglese o in altri in cui uno non sa, può tradurle in maniera molto 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 semplice. E poi appunto si possono installare un sacco di altre estensioni. Firefox viene scaricato da quale repository? Esattamente la cosa di cui abbiamo parlato adesso. E Firefox non è presente su F-Droid, quindi o lo si scarica dal Play Store o lo si scarica da da Aurora Store, grazie. oppure si possono utilizzare i fork, ma se uno proprio volesse utilizzare Firefox per qualche motivo o altri browser come ad esempio Brave o Firefox Clar, che è una versione che assomiglia a DuckDuckGo, quindi usa il browser integrato di Android ma aggiungendo delle funzionalità lato privacy, può scaricare FF Updater da F-Droid. Questa applicazione permette di scaricare vari browser, ad esempio Firefox, vediamo quello normale, tra virgolette, Firefox, Firefox Beta, Nightly, eccetera, altri fork, quindi derivati da Firefox, o altri browser, ad esempio vediamo tutta la lista, semplicemente con un click io lo installo, facendo più, e niente, quando c'è un aggiornamento mi arriva la notifica, clicco la notifica e mi installa il browser che mi serve. Ce ne sono una marea e per ognuno è spiegato... teoricamente, almeno mi pare, dovrebbe vengono spiegate. Se io faccio più, esatto, c'è una descrizione, ti dice perché va bene, perché no, e ti dà degli alert in certi casi. Ad esempio, che ne so, se io voglio provare Firefox normale, vediamo cosa ci dice, non lo ricordo. Ad esempio, ti dice che sì, ti dà insomma dei warning e progetta per sviluppatori e tester, perché in questo caso è la beta. E comunque è interessante, in questo modo si possono installare ad esempio Firefox o un sacco di browser, come si vede da qui. Poi vai, ci sono anche altre applicazioni che, vabbè, non c'entrano molto con i browser, tipo K9 Mail, che diventerà Thunderbird, o Fair Mail, ma sono cose in più che non c'entrano in questo caso. Se uno vuole un'esperienza già pronta, in realtà, quindi... tra virgolette sbattersi meno, perché Mool è interessante ma è blocca un sacco di cose, quindi può generare problemi. Io non ho mai avuto chissà che rogne, però però dipende ovviamente dall'uso che uno ne fa. Fen, che è quello che secondo me è la via di mezzo giusta, oppure c'è Brave è basato su Chromium, ma è un buon progetto perché oltre al browser ha
un motore di ricerca, Brave Search, che è indipendente, non è come DuckDuckGo, ad esempio, che è comunque molto valido, ma è, dipende da Bing. Brave Search è indipendente, usa un loro crawler fatto da loro e funziona anche bene, non è niente di che. Cioè, non è altre alternative, ad esempio Mojik, è molto incentrato sulla privacy, ma è molto difficile trovare dei risultati, ecco, diciamo così, che siano coerenti con quello cercato. Brave è un browser che è usato molto molto valido, sia su desktop che su mobile, basato su Chromium, e di default integra il blocco della pubblicità, il blocco dei traccianti, ma è... diciamo che è orientato sulla privacy, ma non rompe, diciamo, le cose come può essere Mule, e quindi è veramente un ottimo browser e ti dice se vuoi condividere informazioni oppure no, ma lo si imposta una volta, c'è poca roba, è fatto molto 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 bene. È un'alternativa che integra già tutto, non devo installare estensioni, lo sistemo un attimo, se mai non mi piace lo sfondo lo tolgo, ma vai un attimo nelle impostazioni, fine. Ed è fatto molto molto bene, è un ottimo browser. E l'ultima cosa che vediamo per oggi, mi sa, sì, è Linksheet, anzi le ultime due cose, così finiamo questa cartella. Linksheet è molto interessante perché non è veramente un proprio browser, ma serve per pulire i link. Quindi io, impostandolo come browser predefinito, qui, ogni volta che io clicco un link verrà analizzato da questa applicazione e verrà o ripulito oppure verranno proposte delle alternative, nel senso, se io clicco, adesso non mi ricordo a memoria, ma vediamo se qui, penso, esatto, posso utilizzare Clear Urls, che è l'estensione che abbiamo visto prima, che cancella i parametri di tracciamento, come c'è scritto qui, utilizzare varie regole, varie cose, oppure abilitare il redirect. Quindi se io clicco, non so, un link di YouTube, mi apre un frontend alternativo open source, come può essere Invidious, Piped, eccetera, oppure bloccare un sacco di cose. È interessante, ogni tanto può rompere le scatole perché magari c'è il link con l'affiliazione che se toglie il parametro non funziona più, si può disattivare o meno, cioè dipende uno che uso ne fa, comunque è una è molto interessante, fa tutto in automatico, non bisogna condividere il link o fare nulla. L'ultima cosa per oggi è il browser di DuckDuckGo, che non è nulla di particolare secondo me, però ha delle cose interessanti che sono queste nelle impostazioni. Permette, anche qui come tracker control, permette di avere una VPN locale e quindi di analizzare il traffico delle applicazioni e di bloccare i traccianti. Io uso NextDNS, preferirei tracker control, però anche questa è un'alternativa fatta molto bene. Oppure un'altra cosa interessante è quello che, creando un alias per la mail, rimuove i traccianti, quindi io mi posso iscrivere a un sito che magari, che ne so, ad esempio un sito che magari non mi piace o non mi fido troppo, mi iscrivo non con la mia mail principale, ma con davide@duck.com e tutti i traccianti vengono analizzati e poi questa viene inoltrata a me, viene inoltrata alla mia mail principale, insomma quella che io vengo, che inserisco, ed è una funzionalità comunque utile e interessante e che... così in maniera facile e semplice da gestire ha solo DuckDuckGo, senza registrazione, senza nulla, è veramente molto molto comodo, molto semplice. Ci sono altre cose che vedremo, ma sono un po' più macchinose da gestire, quindi è per questo che secondo me DuckDuckGo, pur non essendo nulla di speciale come browser in sé, perché gli altri sono decisamente più interessanti, è comunque ha questa funzionalità che è molto utile. Facciamo avanti, no? Basta. Ok. C'è un'altra domanda, la VPN locale mi preclude la possibilità di collegarmi ad un'altra VPN se ne avessi la necessità? Allora, in questo caso non sai che non lo so, non l'ho mai provato, ma in teoria sì, perché se io attivo, ad esempio, abbiamo qui tracker control, allora ti direi di sì, però adesso vediamo, io ho attivato la VPN tramite tracker control, se io attivo questa VPN qui, Calix ad esempio, perché non mi richiede niente, in teoria mi sostituisce quella di tracker control. Esatto, me l'ha disattivata, quindi non posso attivarne più di una. Cioè lo slot è unico, quindi non posso attivarne due. Poi c'è un'altra domanda. Quante delle soluzioni di stasera sono...
cioè ci sono sia sul mobile che sul desktop. Allora, abbiamo visto, beh, ad esempio, tutto il fatto di analizzare i traccianti tipo Exodus oppure il sito web Plexus, se non mi ricordo neanche io il nome, e esistono anche, cioè si possono utilizzare, cioè sono degli, aiutano a analizzare più che altro le applicazioni mobile, quindi non so quanto senso abbiano sul desktop, ma ad esempio NextDNS e Mullvad sono servizi che si possono utilizzare ovunque, anche su il browser sul desktop, sul computer Linux, Windows, eccetera, eccetera. E firewall, ok, non si chiamerà NetGuard, ma esiste ovviamente su Linux o da altre, o dappertutto, esiste anche su Windows il firewall, quindi. Browser, in realtà, di questi qui, Brave esiste, quindi c'è per desktop. Non esiste Mule, ma esiste ad esempio LibreWolf, che è la stessa cosa, diciamo, cambia un po' il nome, che sono delle versioni... diciamo corazzate, hardened, non so come dirla meglio, di Firefox, quindi eliminano la telemetria, aggiungono un sacco di cose, e sempre incentrate sulla privacy, estensioni, eccetera, eccetera. C'è anche il browser di Mullvad, ad esempio, e sì, c'è un sacco di cose. Non tutte le, io di queste cose, bene o male, ho messo qualche link, ma non è che ne parlo troppo, perché adesso noi ci stiamo incentrando sui telefoni. Poi in realtà c'è anche nei link che verranno condivisi, ma ne facciamo una citazione, al sito web delle alternative, si scrive proprio le, anzi lo vediamo proprio da qua, che così c'ho internet. Allora, questo sito web che è in italiano ed è una delle cose, è una bellissima community sia su Telegram, su Matrix, ma vedremo anche cos'è, o anche sul loro sito. Le... Spoiler, per chi è dentro la chat di Telegram, consigli di software libero, chi scrive le alternative è dentro la chat. Quindi sappiate, ci segue, ogni tanto ne fa buon uso. Esatto, questo sito web aiuta moltissimo a slegarsi dalle applicazioni proprietarie, perché in maniera molto semplice, ad esempio, propongo delle alternative. Se io posso cliccare qui, alternativa Google, ci sono vari articoli, ad esempio, che ne so, Mullvad Browser, che ne abbiamo parlato, mi spiega in maniera semplice cos'è, come funziona, quali sono le caratteristiche principali, tutto in italiano, fatto veramente bene, sempre aggiornato, è veramente fatto benissimo, ma anche proprio se io ho bisogno di note, che ne so, un'applicazione per le note, ok, ci sono, ad esempio, alternative a Google Keep. Se uno utilizza la suite di Google, Google Keep è un'applicazione fatta benissimo, che funziona comunque molto bene, e qui ci sono spiegate un sacco di alternative open, con tabelle, un sacco di cose, e vengono, c'è link da F-Droid oppure dal Play Store, vengono proposte anche alternative per iOS, ad esempio, o per il desktop, e c'è un sacco, sì, è un sito veramente fatto molto molto bene, che io consiglio sempre di dare un'occhiata, perché neanche in inglese ci sono community così, cioè è un raro caso dove in italiano c'è qualcosa di addirittura meglio di tanta roba che c'è in inglese, e sono fatti molto bene. Io per oggi non avrei altro da aggiungere. Se avete domande da fare le scrivete, vediamo un minuto e poi chiudiamo e ci rivediamo dall'altra parte per l'ultima mezz'oretta e martedì prossimo. Sì. Che vediamo, insomma, sono applicazioni più veloci, nel senso che qui siamo stati un po' tanto a vedere le cose, poi in realtà il resto è una cosa più leggera, più semplice, e magari se riusciamo la volta prossima, la mia idea era anche un po' di vedere, accennare un attimo cos'è Root, cos'è Shizuku, che è una cosa, che è questa app qui, per capirci, questa, vediamo se si vede, questa qua, che è una maniera alternativa di avere i permessi di, quasi tutti i permessi di Root, di amministratore, e di fare un sacco di cose, in maniera proprio semplice, e parleremo velocissimamente, giusto perché secondo me è una cosa importante, di cos'è il Fediverso, ma proprio due battute, e dopo questa volta installeremo su questo telefono Lineage. È da capire magari come fare, nel senso, perché io lo installo ma non so se, cioè, come farlo assieme, sarebbe una cosa bella, perché questo telefono qui, che è il OnePlus 6, era quello dove avevo installato Linux,
Poi per fare queste prove qui ho dovuto riportarlo, diciamo, alla versione stock per mostrare queste cose qua, perché sennò non potevo farlo. Ti faccio una domanda relativa a quello che si fa sui desktop quando devi prepararne uno stock in serie. Mm-hmm. C'è la possibilità di, sto pensando a una scuola, dei minori, una comunità, proprio nel termine letterale italiano, di preparare un telefono e poi clonarlo esattamente uno per uno? Perché le impostazioni sono molte, mm-hmm, e diventa complicato. La risposta, diciamo, sarebbe no, non c'è il modo. Ma in realtà qualcosa si può fare, nel senso, uno, servono gli stessi telefoni, cioè bisogna avere lo stesso device, non si può avere telefoni diversi perché sennò non funziona. Se uno installa delle recovery modificate, come ad esempio la TWRP, che è una recovery famosa, cosa può fare? Può avere un'istantanea, diciamo, del dispositivo, quindi hai un file zip che è il backup. Questo file zip io posso prenderlo, metterlo sull'altro telefono, che deve essere sbloccato ovviamente perché sennò non funziona, e deve avere la TWRP, flashare lo zip e io ho il telefono identico, clonato, uguale. Non sempre, cioè purtroppo non sempre funziona, perché questi zip vengono comunque crittografati con delle chiavi, si accorge che non è sullo stesso device, quindi non è detto che funzioni sempre. Io avevo fatto delle prove e funzionava anni fa. Oggi come oggi la TWRP è meno sviluppata, quindi anche il modo di installare le ROM è diverso, è cambiato, e quindi non sono sicurissimo che funzioni, però in teoria potrebbe funzionare. Un altro modo, però, qual è il problema? È che comunque bisogna sbloccarlo, eccetera. Un altro modo interessante è tramite un'applicazione che si chiama Migrate, che purtroppo non è più sviluppata, ma vabbè, permetteva di, tramite root, quindi era obbligatorio root, di fare un file zip con tutti i backup delle applicazioni, quindi anche i dati. Io semplicemente formattavo il telefono, reinstallavo la ROM, rifresciavo lo zip e avevo il telefono identico a prima, quindi con tutte le applicazioni, dove ovviamente magari le impostazioni no, ma è il meno, tutto il resto si poteva fare in automatico. Poi ci sono... Ultima domanda. Sì. Vedremo come far andare l'app della banca su ROM alternative con root o no. Lì purtroppo io non ho... Cioè, io... qual è il problema? Che per... Io ho mostrato ad esempio delle applicazioni come Sapio o il sito web che permettono un po' di capire, di cercare le applicazioni, e quindi ad esempio uno può scrivere, che ne so, Intesa San Paolo, se, non so se c'è, vediamo, Intesa, ok, non so predirti se è questa, ma giusto per, facciamo finta che sia questa, non lo so, e lui ti dice che con OSP funziona. Adesso non so se sia questa, era giusto per provare, che adesso non so le banche, bank, non so. Ad esempio qui ci sono delle banche che onestamente non ho mai sentito. Ah, ok. Tipo questa qui con il root funziona. Ad esempio MicroG, banca etica, non so. Non... Ah, eccola qua. Ok. Ok, con MicroG funziona benissimo, ma quello ce l'aspettavamo, perché con MicroG funziona il 99% delle cose. Il problema è che appunto bisognerebbe provarle. Uno dovrebbe provare col suo account, cioè io non ho gli account di tutte le banche, quindi non è che posso provare, cioè io posso dire qual è la mia esperienza, per esempio quella delle POS, nonostante ciò che ti paghiamo per il corso, esatto, ancora... tutti i miliardi che ho preso non... e quindi è difficile, nel senso, uno può provare con BlissOS a installarselo sul computer, a provare a vedere se funziona, può provare su un vecchio telefono. Dipende, diciamo che quelle delle banche sono un po' le più rognose, perché di solito sono quelle che non funzionano o quelle della pubblica amministrazione, in realtà. Quindi lo SPID non funziona, quella della carta d'identità elettronica funziona. Lo SPID funziona solo con MicroG, senza servizi GUN non va. Io ti potrei dire che con MicroG, per quello che so io, funziona quasi tutto. Se hai il root ci sono modi per mascherare lo sblocco del bootloader, fare cose... Però secondo me è tanto lavoro un po' per nulla, cioè io non lo so, non è una cosa che non mi è mai piaciuta fare, anche se a volte può servire, però sì, è una domanda che a cui è difficile rispondere, dipende, non lo so. Scusa, interrompo perché l'ho fatta io, ci avevi spiegato che c'erano dei quei meccanismi in cui se chiede la,
geolocalizzazione, si può fargli credere che ce l'abbia. Ah sì sì, con Grafene, sì 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 sì, ma il problema dell'app della banca, per esempio, non è tanto le autorizzazioni, perché le autorizzazioni che siano al GPS o ai contatti o al registro delle chiamate si possono concedere su qualsiasi telefono. Il problema è che fanno delle verifiche, ad esempio, perché necessitano, che poi non è neanche sempre vero, delle librerie dei play services, e quindi senza quelle non funzionano. Oppure fanno dei controlli di integrità del dispositivo e vedono che la ROM non è quella ufficiale, quindi dicono il device è corrotto, io non mi avvio. Oppure ti dicono il bootloader è sbloccato e quindi io non mi avvio. Per quello io consiglio sempre di ribloccare, se è possibile, il bootloader, o di scegliere ROM che permettono il blocco, come Calyx, Divest o Grafene. Lineage non lo permette, quindi potenzialmente ci potrebbero essere problemi. Io che ho usato anche Lineage, l'app ad esempio della posta, perché una volta ho usato quelle, funzionano, però ti danno l'alert, dicono guarda che se vuoi procedere a tuo rischio e pericolo. Ok, tu dai ok, funziona. Però è sempre, diciamo, adesso funziona, ma è tra boh, X anni non funziona più, non lo so. Tendenzialmente adesso, dopo il ban di Huawei, le cose sono anche un po' migliorate, perché tante applicazioni si sono aperte a non dover utilizzare solo i servizi di Google, ma anche quelli di Huawei, e quindi a liberarsi un po' da certe dipendenze, e quindi tendenzialmente funzionano meglio anche senza i servizi di Google, e quindi diciamo da quel punto di vista è stato anche una cosa positiva. Ok, grazie.